Eccoci, io me lo aspettavo, non a quest'ora, ma me lo aspettavo. Un intervento telefonico. Vediamo chi è. Pronto? Melino. Eccoci, Melino. Da Camulazzo, esatto. Melino, sono che è andato? Che nostri, mangiare? I nostri muratori del cantiere. Pronto? Pronto? Sì, lei è in onda, stia io, attento a quello che dice. Sono il signor La Rosa, sì. Siamo qua del cantiere. Lo so, La lo so, Rosa, vi conosco perfettamente. Io sto benissimo, perché quando sono dalla Catalla con tutto cori sto bene. E siamo consumati. Ma perché? Perché siamo consumati? Perché mi dice macchinare a Fuleppo della moto, non ho detto, no? Sì, sì. Perché parlano con lei. Ozzoiano, sì. Lo conosci Ozzoiano? Sì, no? Adesso lo conosco, insomma, Ozzoiano è espresso il desiderio, sì, di cangiare un po' che cosa accanto a Candela, vanno a rinnovare, signor Quindi La Rosa. Vuole mischiare un po' le carte. Siamo troppo antichi, siamo troppo arreri, ma anche essere più moderni, giusto, il mondo giusto. Va avanti, va. Questo è verissimo. Finalmente lei sta dicendo una cosa sacrosanta. Ora, siccome non altro cava, ma ascoltato sempre a radio, signor sì, La Rosa, sì. Che è classico con la Candela, no? Certo, avere una radiolina. Che da transistor ancora avevo noato. Addirittura. Certo, candina. Che da candina avevo. A poi ci attaccavamo un filo, noati. E ci potenziamo un segnale, no? E questo si faceva una volta, vero? Sì, sì. Vero. Attaccavamo un dangio, un domuro. Sì. Io sapevo che arriva, pigliamo magari la Libia. Certo. Ma quelle che. Ma sai che lo facevamo anche noi da Citrezza questo lavoro? Ah, sì. Perché non arrivavano bene le emittenti private e ci mettevamo questi. Ma noati però la corrente pigliamo dopo palo da luce lasciata. No, lei magari, vero? No, questo io non lo secondo facevo. Secondo mia magari, no, comunque. Questo non si fa, non si fa. Basta, Ozzoiano mi disse, senta, ma visto che gli sta fare la trasmissione da radiovisione, sì. Ho detto bene. Radiovisione, ho perfetto. Ho detto bene, radiovisione, la radiovisione. Sì, bra- sì. Perché non montavamo un televisore a Candere. Giusto. E nella pausa del pranzo, perché no, altri, i muratori, lei usava, no? A mezzogiorno. A no, signor La Rosa, ancora a mensa. A mezzogiorno e trenta, a mensa. Vabbè, la spiega. Buona sta cosa perché allora la ora mezza lei è regionale, lei la caccia, lei ha detto io sto cosa, no, ha ragione, allora... a Palermo, a Messina, a Siracusa la mezza quann'è? Io guardi è mezzogiorno, giusto? A Milano la mezza quann'è? Mezzogiorno. A Catania la mezza quann'è? 12:30. Per quale motivo? Non si sa. Non si sa. Perché è mezza. Però per non faccio del cantiere di Catania a mezza non è mezzogiorno come nel resto del mondo. È mezzogiorno e 30. Bravo, esatto, bravo. E allora no comune è catanese cacuma. Sì, sì, oh. Vabbè. Questo mio padre che me lo dice ancora a mezza. Ora non faccio a mezza ma a mangiare. No, giusto. E allora dice andava a pausa dopo pranzo che c'è la trasmissione, certo. Che c'è il signor La Rosa, sì. Noi andiamo a televisione, no? Perfetto. E montiamo bello telefono in casa, signor La Rosa, numero uno, sì. Certo, un telefono da 99 che si vede il numero uno. Ma forse la telefono che colore, non esiste. A colore, signor La Rosa, a colore. Io credo che non esista più, non lo so, telefono del 99. Ma l'avevo, Ozzoiano, non ho detto morto, no? L'avete recuperato dal tetto morto? Sì, io dovevo detto morto ma a è casa, quello grosso, quello largo, no? Certo, io è profondo, signor sì, La profondo. Rosa, ancora c'avevi valvole dentro. E certo, a valvole, sì, certo. Sì, come no? Va bene. Basta, a un certo punto però, capo, un problema, do signor. Allora ci resto ma Fuleppo della moto. Sì. Fuleppo, a chiaro andò detto, che viene di posizionare standina, no? Dice, ma non la posizionare, ci resta in desiderio andare a radio, caso a mereggiare, non si deggiare. Il nostro studio è a Giarre, sì. E allora ci resta punta tenda lettana, no. E poi vuoto un poco sulla testa. Che dopo ci sarà iniziare a mere gioco. Ma no, ma che non si picchiava, signor La certo Rosa, che non picchiava, non poteva prendere mai. A un certo mai. Punto picchia ci fu una spuria, lo sa per un attimo. Che capicchiavo, visto, ma lei che stava parando. Per un attimo sono apparso. Momento, principe. Fuleppo, ma che fu, che facesti, che toccasti? Praticamente sa perché per non scoprire. No. Che era io, che ricchi, che ci fanno di parappola. Perché la Fuleppo della moto, io avevo due ricchi, signor La Rosa, immagino. Gattumbo a confronto. Era sotto completo. Va bene, va bene. E aveva due ricche che sotto parà. Lei a capire che io da casa a Romina che ci assicco una scheda da zona da bocca e se talione è partita a gratis perché lo piglia caricchio magari un segnale. Vabbè, beh, se sono molto larghi possono fare da parabola. E ci sono state gioco, no? Sì, sì, ora, sì.
parlando con lei, per stiamo venendo buoni, ah, però mi sta venendo il dubbio, sai? Quale? Dico, lei che ne capisce queste cose, che aveva una vita che travaglia gioco, la televisione. Dico, ma non credo che questa radiazione d'Andina, perché chi non stavo da sopra, no? Se la fa un ferro d'Andina, e sta fanno io di parabola carichi. Ora, sto segnale che passa attraverso il corpo umano di Filippo del Moto, non credo che ci fa danno, signor La Rosa. Guardi, io non sono un esperto, ma forse qualche danno potrebbe provocarlo. Certo. Sicuro, Secondo me sì, radiazioni, corrente elettrica. Ma che danno ci può fare? Può essere che deve andare buono, perché è un po' cusciamonito, Filippo. Lei sostiene può che essere possa, che possa migliorare. Può allora, darci, Zoiano, aggiriscemo niente, la stiamo lontano. Filippo, scusa un momento, prego, signor La Rosa. Prego. Filippo, state giocando super, senti, ma fai direzioni etna e poi tu vuoto sulla testa. Verso Giada. Va bene, la saluto. Avanti, signor La Rosa, ogni tanto ci mettesse una canzone per noi altri. Che, che canzone vorrebbe? Lei lo sa che noi siamo del Fangulio Club, no? Ah, Giulio Iglesias. Certo, il grande Giulio, il Fangulio Club più importante del mondo, siamo quello nostro del cantiere. Ah. Scusi, lo dica meglio, Fan Club Julio, no? No, sì, Fangulio no, Club. No, così che... non è bello. Allora no. Lei lo fa apposta, no, scusa, lei vuole fare ostruzione. No, quale ostruzione? Allora lei non ce ne vuole mettere. Io voglio fare cantiere, chiarezza. Giulio Iglesias nel cantiere, io non numero uno, perché certo. Le sue canzoni accompagnano la sistiata. La sistiata. Certo. Che si fa così, no? Ce con la presente mano. Lei la più famosa canzone di Giulio. Qual è? Inghia pensami. No, no, non c'è, no, non c'è, e pensami, punto. Ah, vabbè, per pigliare sciato. Ho no? capito che è per pigliare sciato. Il levare. Inghia pensami. Inghia pensami, inghia tanto intensamente, e con il corpo e con la mente, automaticamente. È una sorta di sincope musicale. E guardimi, inghia con quegli occhi azzurro mare che mi fanno ubriacare, a conosci? La conosco benissimo. Ci potessi mettere ogni tanto però una canzone per nuovaccia di questo e livello. E vediamo, scusi, devo parlare col signor Castiglia. Beh, ha visto la regia, subito l'ha accontentato. Benino, sta camulazza, mettila più forte, Filippo, non ti muovere, da lì a Giaro, senti? E c'è Giulio, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.